Io vengo da Lugano, dove in effetti la musica, almeno quando ero piccola, aveva poco spazio, però alla radio c'era Edwin Löhr, che era un direttore fantastico con un coro fantastico, e era il primo a appassionarsi, a farci conoscere Monteverdi, Madrigali, e con Luciano Sgrizzi, che era il clavicembalista, all'epoca mi sembra anzi che fosse pianista, che della radio, ho cominciato ad avere accesso a questa musica perché Sgrizzi mi invitava ai concerti e alle incisioni. Io giravo le pagine da brava ragazzina e mi sono già innamorata di questa musica, scoperta assolutamente, avevo 13-14 anni. E poi invece sono partita a Ginevra a studiare il violino, ho fatto il mio master, cioè concerto, si chiama diploma di concerto, e sono poi partita in Olanda per fare la musica contemporanea, che era il mio sogno anche. E da lì per caso qualcuno mi ha detto: ma guarda che c'è un signore interessante che fa un corso sulle cantate di Bach al Conservatorio dell'AIA. E sono andata ad ascoltarlo e lì io sono rimasta, ho sentito cose che non avevo mai sentito in vita mia, sulla prassi esecutiva, sull'articolazione, sul testo. E quindi ascoltavo, dicevo: ma quanti anni ho studiato per non capire come si fa Bach? E c'era anche Sigisdal Köicken, che era il professore all'AIA di violino barocco. E mi hanno detto: ti diamo un violino barocco, fai. E così mi hanno messo nelle mani questo violino barocco che io non sapevo neanche che esistesse. E ho cominciato così, la musica barocca. E così è cominciata la mia storia di violinista barocca. Anche perché poi all'epoca cominciavano Les Arts Florissants, c'era Philippe Hervé, già tutti cominciavano e tutti avevano bisogno di violini e quindi si correva facendo solo questo. Spesso ora gli insegnanti sono in giro per il mondo a fare concerti, quindi arrivano quando possono, correndo. Devo dire che alla scuola Cantorum di Basilea, quando sei professore, ti chiedono anche di abitare lì comunque o vicino e di essere presente regolarmente. E questo, secondo me, questa è una bella cosa, nel senso che il maestro deve stare lì e deve essere. E io facevo questo, io insegnavo 3 giorni ogni 15 giorni e quei 3 giorni lì non li ho mai spostati. Cioè, purtroppo ho perso anche dei concerti importanti, però spostando una volta, poi si sposta un'altra, poi forse ero un po' radicale, nel senso che potevo anche spostare, però avendo anche un bambino e avendo una vita di donna femminista, anche io sono sempre stata molto femminista, quindi lottavo per le donne, per il lavoro, per i bambini, per tutto. E avevo un po' una vita parallela. Devo dire, non mi sono mai buttata la testa davanti solo nella musica. Nell'81 aspettavo un bimbo e a quel punto lì mi sono detta: qui devo cambiare qualcosa perché non riesco a viaggiare avendo un bambino. E ho deciso di fondare il mio ensemble 415. E il nome, beh, si capisce perché. All'epoca non si capiva. E io ho delle critiche che dicono: chissà perché questo nome 415, mica sono 415 musicisti nell'orchestra. Uno ha detto: forse è il numero di una camera d'albergo che lei sempre vuole. Delle cose, ma era carino perché non si sapeva. Il Concert d'Adieu era un omaggio proprio ai concerti grossi di Corelli e di Muffat. Eravamo in 80 con 42 violini, 10 viole, 9 contrabbassi,
10 violoncelli più tutti gli strumenti, cioè sei, credo, sei arciliuti e liuti, tre clavicembali, proprio un complesso che poteva assomigliare molto all'orchestra di Corelli, di cui si hanno proprio tutti i documenti e si sa che erano in tanti e così. E così è stato un bel addio. D'altra parte, io penso che è importante finire prima di essere troppo vecchi. L'altra idea era che io volevo cominciare un po' a fare delle cose un po' più sociali, sempre nella mia socialità di donna femminista. E ho saputo di questo progetto El Sistema. 10 anni fa nasceva a Salvador de Bahia, in Brasile, un progetto uguale. E quindi è il sistema Neojibá, adesso lavora con 4.500 bimbi delle favelas. E per me è una cosa importante anche trasmettere, questi ragazzi adesso sono giovani, ma sono già quelli che hanno deciso di continuare, quindi diventeranno professionisti e hanno adesso 17-18 anni. E fanno l'orchestra ogni giorno della loro vita, quindi si può anche immaginare un livello molto grande. Per finire con Neojibá, sono riuscita con una ragazza che adesso ha 22 anni, bravissima violinista, che si era innamorata dell'arco barocco che le avevo portato, a prepararla, e quest'anno è entrata alla scuola. L'altro progetto che mi interessava anche era Teresia, che è un'orchestra di ragazzi giovani, un'orchestra europea. Ci sono un po' i baroccosi o barocchisti, o non so come no, baroccosi, che arrivano dalla musica barocca ma che non hanno fatto il passo, perché è diversa la musica, è molto diversa. E quindi io studio questi trattati, che ce ne sono tantissimi. E cerco di trasmettere a questi ragazzi che sono professionisti già, che sono presi per audizione, che vengono da scuola, sono già proprio, studiano, però che secondo me non hanno, suonano molto il barocco, ma non hanno tanto idea del classico e del romantico. Questa cosa mi fa progredire sempre ancora nello studio dei trattati. Ormai non sono più tartini geminiani, ma sono Baillot, Berio, Spohr, e mi piace molto questa cosa, quindi penso che continuo spero di poter continuare ancora a dare un po' del mio sapere ai ragazzi giovani. Bisogna fare attenzione, secondo me, all'influenza spesso cattiva di YouTube e di cose già pre-incise che i ragazzi ascoltano e che imitano. E quindi, come io cerco nel mio possibile di fargli ritrovare una versione propria sulla base di documenti dell'epoca. Forse è un po' una cosa da vecchia anche, però la formazione delle scuole è molto importante e ci sono delle buone scuole, chiaramente, e ci sono degli stili molto diversi, perché in Germania si suona totalmente diversamente che in Belgio, in Olanda o in Italia, chiaramente. E questo è bello, perché le scuole nascono anche dalle diverse idee di esecuzione. L'unica cosa che penso è il sapere, cioè sempre continuare a formarsi e a cercare di capire. Io, cioè, quello che trovo, quello che dico sempre, dico: senti, tu sei un bravo violinista, ora devi formarti, devi farti la tua personalità, devi sapere cosa vuoi e per quello devi leggere, devi sapere. E un po', e allora arrivo con i documenti. Sempre alle lezioni continuo a cercare di diffondere il sapere. È vero che per loro è molto difficile avere lavoro, trovare spazio nei 50
mila gruppi che nascono, che muoiono, che si formano, però secondo me se un gruppo ha un'anima, ha una realtà da direttore o direttrice d'orchestra che li fa suonare insieme, si distingue da altri che mettono insieme, cioè i violinisti arrivano, i musicisti arrivano, fanno 3 giorni di prove quando sono fortunati, perché non ci sono più soldi abbastanza, si fanno 2 prove il concerto, e allora quando discuto con loro dico: bene, io capisco benissimo che devi fare questo lavoro, vai, fallo, però a parte questo lavoro creati un gruppo, fatti un gruppo di 2, di 3, di 4, un quartetto. Adesso i quartetti classici sono la cosa più bella del mondo, ce ne sono pochi di bravi quartetti che suonano con gli strumenti classici. Nell'altro senso, lo sguardo sul futuro, io sono una signora anziana, devo ammettere purtroppo queste cose, e sono anche nonna, vera nonna, di una bambina che ha 1 mese. Secondo me lo sguardo del futuro è questa ragazza brasiliana che è venuta a studiare a Basilea.